Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Sardegna, il parco eolico in mare a 35 km dalla costa convince gli ambientalisti. Via d'uscita dal carbone, hanno detto, ma sindaci e regione si mettono di traverso. Il progetto sul tavolo del Ministero dell'Ambiente prevede 42 pale a 35 km dalla costa al largo del Sulcis. Legambiente dice la visibilità è trascurabile, l'impatto paesaggistico non presenta alcuna criticità. Greenpeace dice opporsi e promuovere la metanizzazione significa legare il territorio sardo a tecnologie inquinanti che diventeranno sempre più marginali. D'accordo il WWF, gli amministratori locali però paventano comunque danni alla pesca e al turismo, contrari anche Italia Nostra e un'associazione ecologista sarda. L'Europa torna a scuola, in Francia solo gli adulti in mascherina anche a lezione, in Inghilterra decidono i presidi, in Spagna ingressi scaglionati. C'è chi ha già riaperto le scuole e chi si appresta a farlo con norme ad hoc su mascherine e distanziamento che spesso variano all'interno dello stesso paese. Mentre in Italia i presidi ancora confusi sui protocolli chiamano il numero verde del MIUR. Il premier britannico minaccia multe a chi non manda i figli a scuola e la Francia impone la mascherina ai professori anche durante le lezioni. E Catalogna e Madrid, le più colpite dalla pandemia in Spagna, fissano già le loro regole. Effetto Covid, l'INPS dice assunzioni calate del 43% nei primi 5 mesi dell'anno rispetto al 2019. A pesare sono state le restrizioni derivate dall'obbligo di chiusura delle attività non essenziali. Aprile è il mese peggiore con un meno 83% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Viviana alternava agitazione e serenità, difficile capire di cosa avesse bisogno. Oltre a Gioele, la Bibbia era il suo unico conforto. All'uscita della camera mortuaria, dove si è tenuta l'autopsia sul corpo del bambino, a far da scudo al padre ci sono familiari e amici. Questi ultimi hanno provato a raccontare la quotidianità di una famiglia che negli ultimi tempi stava attraversando momenti complicati a causa delle difficoltà dell'ex DJ. Le sue fughe, la religione, il rapporto con genitori e suoceri, quello con il marito Daniele, le corse in ospedale, i giorni di serenità, racconti che si intersecano alle indagini che vanno avanti per capire cosa sia successo realmente il 3 agosto. Lo sport USA si ferma per Blake. Dopo l'NBA i giocatori boicottano baseball, calcio e tennis. L'inchiesta dice per ora nessuna accusa ad agenti. La campionessa Naomi Osaka ha annunciato che non intende disputare la semifinale del Western Southern Open USA. Prima di essere un atleta sono una donna afroamericana, ha detto. L'Attorney General del Wisconsin fa sapere di aver identificato il poliziotto che ha esploso 7 colpi alla schiena del 29enne, ma annuncia di non volere intraprendere alcuna azione, almeno per ora. Notizie da Napoli e dalla Campania. Camorra a Torre Annunziata, fioraio massacrato di botte davanti al cimitero dopo l'agguato. Un agguato in piazza e un fioraio pestato nei pressi del cimitero, forse dopo l'esplosione di colpi di pistola. Il tutto nel giorno del 30° anniversario della strage di Sant'Alessandro, la mattanza di Camorra che ha registrato più vittime, 8 morti e 7 feriti, avvenuta nel Circolo dei Pescatori il 26 agosto 1984. Due raid in pieno stile camorristico avvenuti tra la mezzanotte e il primo mattino di ieri a Torre Annunziata. Capri stoppa i molestatori al porto, vietata l'offerta dei servizi. Un'ordinanza antipetulanza è stata firmata dal sindaco di Capri. Sull'albo pretorio del comune ieri è stato affisso il documento con il quale il primo cittadino Marino Lembo vieta di svolgere sugli spazi e suoli pubblici qualsiasi attività di promozione, intermediazione ed offerta di beni e servizi, e tra queste anche la pubblicità ambulante. Un dispositivo che a partire dalla pubblicazione dell'ordinanza non consente più a chiunque esercita attività di noleggio sia a mare che a terra ed altre attività similari di fermare turisti o visitatori occasionali per offrire i loro servizi o la loro merce. Notizie dalla Puglia. Polignano, ragazzo si arrampica sulla statua di Domenico Modugno.
Ho da poco sporto denuncia presso i carabinieri per il gesto di quel ragazzo che è salito sulla statua di Modugno, neanche fosse il palo della Cuccagna. Ci saranno indagini serie e veloci perché non passi l'idea che Polignano sia un campo di battaglia. A parlare il sindaco di Polignano a Mare, Domenico Vitto, dopo l'episodio di un giovane salito sulla statua di Domenico Modugno, simbolo della città sul lungomare. In viaggio con oltre 100 grammi di cocaina pura, sorpreso dai carabinieri, arrestato. I carabinieri hanno arrestato un 39enne residente in provincia di Lecce, trovato in possesso di 110 grammi di cocaina. I militari, nel corso di un servizio specifico sulla strada provinciale 205 tra Cassano e Acquaviva, hanno fermato l'uomo alla guida di una Volkswagen Golf. Notizie da Treviso e dal Veneto. Servono i vermi e l'odore della morte perché qualcuno intervenga. Il dramma della solitudine e della disabilità. Una signora di 67 anni di Treviso è stata trovata in casa priva di vita. Il suo corpo era in evidente stato di decomposizione. Trevignano muore a 15 anni sotto gli occhi dei genitori. La tragedia ieri sera intorno alle 22. Il giovane non respirava. I sanitari hanno cercato di rianimarlo per oltre un'ora. Super torre da 10 piani lungo la Ponte Bano ospiterà bar e uffici. A ridosso del Parco Fiore la costruzione di notevole impatto. Il sindaco Masette dice non ci saranno altri spazi commerciali. Sfratto alla collezione Coassin di Treviso, migliaia di pezzi rari senza casa. Entro lunedì dovrà lasciare l'ex archivio di Stato di via Marchesan che lo ospita dal 2012. Può nascere un polo regionale dell'audiovisivo, i miei progetti realizzati all'estero, ha detto. A scuola in bici o in auto, nella Marche i genitori pensano a un'alternativa ai mezzi. Bruno Tiveron, consiglio d'istituto dell'Alberini, ha detto che saremo sempre di più ad accompagnare i figli in macchina. E adesso, cari amici, passiamo alle notizie del Friuli Venezia Giulia e diamo subito la parola alla nostra corrispondente Sabrina Ciccotti. Sale la tensione riguardo alla gestione dei migranti in Friuli Venezia Giulia, nuovi gruppi rintracciati a Trieste e vicino Udine. La cronaca locale si arricchisce di episodi che vedono coinvolti i cittadini stranieri. A Grado, un marocchino di 45 anni, per motivi ancora da chiarire, ha spintonato una donna sulla diga Nazario Sauro e gli agenti intervenuti nel tentativo di calmarlo sono stati aggrediti, riportando delle ferite, seppur lievi. L'uomo è stato arrestato e condotto alla stazione dei carabinieri di Grado. Il centro di accoglienza ex caserma Cavarzerani non è più zona rossa ed il periodo di quarantena per gli ospiti stranieri è terminato. Da una nota del comune di Udine si è appreso che i richiedenti asilo sono risultati tutti negativi ai tamponi. I sindaci della Carnia si uniscono per dire no all'accoglienza di 160 stranieri nell'ex caserma Cantore di Tolmezzo e chiedono un incontro in prefettura. È tutto, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Bene cari amici, riprendiamo le notizie sempre dal Friuli Venezia Giulia. Scuola in partenza e test sierologici per il personale. Tutte le aziende sanitarie hanno definito l'organizzazione ASUFC e ASUGI che puntano sulla formula mista tra studi dei medici, distretti e ospedali. È arrivata la fumata bianca per i test sierologici per il personale docente e delle scuole in vista del ritorno in classe. Dopo la falsa partenza, tutte le aziende sanitarie hanno definito la procedura. Nel Friuli occidentale, come stavamo dicendo, gli esami, insomma, il via venerdì 28 agosto saranno svolti nei distretti sanitari. Chi volontariamente decide di sottoporsi allo screening può già prenotarsi tramite il call center regionale. Scuola, ancora una fumata nera su quarantene e trasporto. Videoconferenza tra le regioni e i ministri Boccia, Azzolina, Speranza e De Micheli per sciogliere gli ultimi nodi in vista del rientro in classe. Fumata nera sulle linee guida per la ripartenza della scuola dopo il confronto in videoconferenza convocata dal Ministero
già dal ministro degli affari regionali Francesco Boccia, tra le regioni e i ministri Lucia Azzolina, Roberto Speranza e Paolo De Micheli, al quale hanno partecipato anche il capo della protezione civile Angelo Borrelli e il commissario Domenico Arcuri. Ritrovato l'anziano disperso a Fusea, sta bene, l'uomo classe 1933, ha trascorso la notte nel bosco a breve distanza dalla pieve di Santa Maria al Trebut. È stato ritrovato alle 9.35, l'87enne di cui si erano perse le tracce ieri dopo che si era allontanato dalla sua abitazione di Fusea. Lo ha rintracciato una squadra mista del soccorso alpino e dei vigili del fuoco su segnalazione di una donna che lo aveva incrociato poco prima nel bosco vicino ad alcuni stavoli che si trovano a breve distanza dalla pieve di Santa Maria oltre But. Colpo a Venzone, nel mirino le slot machine di un bar, rubati oltre 3.000 euro, forse durante l'orario di apertura. In corso le indagini, furto in un bar della piazza di Venzone, probabilmente durante l'orario di apertura del pubblico esercizio, i malviventi molto abilmente sono riusciti a sottrarre oltre 3.000 euro da un videopoker e da una macchinetta cambia soldi. Evade dalla quarantena denunciato, la Polizia di Stato di Trieste ha fermato un giovane pakistano che aveva lasciato la struttura di accoglienza di Prosecco. Appunto, si tratta di un giovane pakistano, come dicevamo, che aveva lasciato la struttura di accoglienza di Prosecco dove doveva trascorrere i 14 giorni di isolamento obbligatorio. È stato rintracciato appunto dalla volante del commissariato di Duino Aurisina. Cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.